Спасибо, Раф. Раф, скажите, когда я вижу Grazie, Rav. Rav, ditemi, quando io vedo gli amici che stanno soffrendo, o le persone che stanno soffrendo, io aiuto quanto più possibile, naturalmente, ma ci sono altre cose e loro soffrono, e se, come se io accuso e come giustifico il creatore in questo, se gli amici soffrono. Tu proverai a giustificarti perché loro si soffrono dato che tu non preghi per loro. Tu lo capisci? E allora che cos'è il Bore? Il Bore non è il colpevole. Il Bore è la fonte di tutto il bene per tutti. Piuttosto tu non aiuti ad estrapolare da lì, dal Bore, la luce che potrà illuminare tutte le persone che tu le osservi e loro si soffrono. E allora sei tu il colpevole del fatto che non preghi al Bore e che non aiuti a estrarre al Bore la luce, l'abbondanza, il bene, la salute, il cibo, tutto. Tu non lo fai. Allora che ricevi dal fatto che lo osservi, questo ti fa male? Devi capire dove sei tu, dove è il tuo ruolo in questo. Piano piano noi capiremo questa immagine, quanto siamo responsabili e noi siamo i colpevoli per tutta la realtà e per tutti. E quando facciamo le cose totalmente opposte da quello che dovremmo fare. Noi diciamo che ora mancherà il grano per milioni di persone del mondo. Noi abbiamo bisogno solo della preghiera. Perfino queste cose nella realtà non dobbiamo fare. Solo la preghiera, all'improvviso vedrai che tutto si riempie, tutto si tranquillizza, non c'è il male e tutti sono sani. Tutto dipende soltanto dalla luce superiore che tu non le lasci apparire in tutta la realtà. Allora non solo tu, non solo Yarganat, ma anche Michael, anche altre persone, sì. Rafa, можете уточнить, если позволите. Вот я чувствую страдания. Posso fare più precisamente. Io sento che la sofferenza, cerco di assistere dove è possibile, io prego, ma ancora io vedo che questa sofferenza continua come se troppo tardi nella colazione. Come posso assistere che possa accadere questo? Come aiuto in questa situazione? Tu devi pregare per il fatto che tutti i guai si scompariranno dal mondo. Questa è la preghiera, uno, per l'umanità. E la seconda preghiera è che tu ti connetterai con tutta la decina in tal modo che voi potrete essere un passaggio dell'opulenza dal mondo verso tutta l'umanità, verso tutte le anime. Tutto qua.